Cari spettatori, cari follower, cari sconosciuti e iscrivetevi, oggi è il turno della storia. La storia Apple, la storia di un computer, la storia di un oggetto di design. Ebbene sì, sigla e ne vedrete delle belle. Nel 2002 Apple presenta un oggetto di design che ha rivoluzionato il mondo dei computer. Tutt'oggi sono introvabili quelli conservati veramente bene e se li trovate ve li fanno pagare un occhio della testa. Un computer come quello che devo farvi vedere, se oggi lo trovate con scatola, gli accessori originali e tutto il suo corredo, polistirolo, software, manuali, tastiera, mouse, casse, perfettamente conservati, arrivate anche a pagare 1000 Oh my euro. 20 anni di computer, tutt'oggi vengono pagati 1000 euro. C'è la versione da 15 pollici, la versione da 17 e la versione da 20. Nel giro degli anni hanno aumentato l'hard disk, hanno aumentato un po' la RAM, hanno aumentato la dimensione dell'LCD, ma il concetto di design iniziale rimane sempre quello. Una palla semisferica, un braccio cromato e un LCD attaccato. È stato soprannominato lampadone, è stato soprannominato girasole. Ma è uno degli iMac più belli mai fatti da Apple. Uno dei più belli mai fatti da Apple. Parlo dell'iMac G4. Prevalentemente inutilizzabile, ma lo troverete in studi di architettura, in studi di design come soprammobile, perché è un oggetto di design tutt'oggi bello. Bello! Lo apriamo? Lo apro qui con voi oggi. È arrivato ieri con SDA. Spero nel nobis peccatorum kit strabiu. Spero che sia arrivato integro perché qua dentro c'è l'iMac G4. Santo venditore, fai da averlo impacchettato bene. Santo Corriere, fai da averlo spedito bene, perché se no ho buttato via i soldi. Procediamo, procediamo! Sventrapacchi. Allora. Bene, di polistirolo ne abbiamo a sufficienza. Speriamo che sia servito a qualcosa. Sarebbe veramente un peccato si fosse danneggiato perché sarebbe un computer storico danneggiato. Allora, qua intravedo l'LCD. Qui già c'è un pezzo che non dovrebbe esserci. Qui c'è una rondella che non dovrebbe esserci.
ma io vedo già un danno non indifferente. Si dovrebbe risolvere in modo abbastanza semplice. Ovvero il braccio che se n'è andato un po' per cazzi sua, poi lo sistemiamo. L'iMac G4, signori, è questo qua. Allora, vedete qua, si è aperto il braccio. One eternity later. Allora, signori, ho interrotto un attimo il video perché dovevo fare un po' di pulizia, c'avevo un po' di nervoso. E allora, come siamo messi? Siamo messi che la vite perno, questa qua, che teneva ferma la parte bassa del braccio, si è spezzata. E ce l'abbiamo qui. Non so se si vede. Sì, sono delicate. C'è poco da fare. Quindi, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo rimettere il braccio in sesto, usare la vite sana sotto, in modo che è quella più visibile, e l'accrocco che ho trovato nella cassetta delle viti che ogni appassionato di bricolage fai da te ha, cioè un cassettone pieno di viti ravanato dentro, ho trovato l'unico accrocco pseudo sano, pseudo accettabile, è questo. Quindi questo è il braccetto spezzato. Non ho trovato nella scatola l'altro dado, bullone, fermo, chiamatelo come vi pare, perché sennò io limavo la capoccia qua e ce lo incollavo qua sopra e praticamente l'avrei nascosto quasi al 100%, solo che ce n'ho solo uno. Va bene, niente, facciamoci il segno della croce. Invochiamo i santi e vediamo se riusciamo a ripristinare il ragazzo o quantomeno cercare di metterlo il più a posto possibile. Bene, molto bene. Come facciamo? Non lo so, io di sti cosi non l'ho mai smontati. Non mi sono mai sognato di smontarli. Perché conosco la loro complessità, il loro grado di ingegneria che è decisamente elevato. Quindi niente, dai, io ora magari velocizzerò un po' il tutto, magari cambierò anche le riprese dall'alto, vediamo di trovare un supporto che me lo tenga alto. Che te piglio? E sì che ce n'è di scatole qua. Mac Mini. Per rimanere in famiglia, come si potrebbe dire. Allora. Cominciamo con le bestemmie. Mettiamo questo coso qua. Ok.
È il tuo turno. Oh, c'ho i cavi qua dentro che se fa presto a salutarli. Se li stringete nel mezzo della lamiere e troncate il cavo VGA video, chiamato come vi pare. So cazzi. Cazzi per diabetici. Amari. Ai. Sta lamiera, oltretutto, taglia anche. Questo. Da dove cominciare? Ma vedete qua, è leggermente disassato. Sei bastardo. Silenzio. Silenzio in aula. Silenzio in aula. Signori, la crocco madre Zac ha portato i suoi frutti. Quassù non è bello, però tanto è dietro il pannello LCD e tecnicamente non si vede. Ora c'è un'altra questione da risolvere, più che da risolvere, da verificare. Funzionerà? Cavo, tastiera, mouse. Cioè, c'è da fare una precisazione. Il venditore non mi ha dato la tastiera, il mouse e il cavo, né tantomeno le casse sue, quelle tonde piccoline. Ma lo sapevo. È stato anche gentile, mi voleva dare una tastiera. Poi ho detto, no, non mi interessa una tastiera qualsiasi. No, la valanga. Se è la sua originale, sì. Se no, no. Che ci faccio? La tastiera in più. Quindi niente, non mi ha mandato niente. Però sapevo che non arrivava solo il computer. Tacchiamo tutto, tacchiamo i cionfoli e proviamo le brezze dell'accensione dell'iMac di 20 anni. Questi sono 20 anni veramente, perché è il primo modello del 2002. 3, 2, 1. E il Boeing c'è, il pannello si è acceso, la mela è arrivata, la rotellina gira e gira, polistirolo, ah beh, anche il pacco pieno di polistirolo e materiale da imballo, quindi nulla da dire per il venditore, è stato il corriere stronzo che l'ha preso a calci. E voilà, iMac G4 partito, funzionante. Andiamo a vedere le caratteristiche. PowerPC G4 700 MHz, 640 MB di... qui ci ha messo le mani, perché esce con 128 o con 256. Ma c'è un... probabilmente è un modulo da 512 aggiuntivo. E infatti 128 erano i suoi originali, 512 sono state...
40 giga, sì, era proprio il base, 700 MHz, 128 e 40 giga di hard disk. Non vedo la scheda iPort, ovvero gli manca la connessione wifi. Vabbè. Ne ho vista una su eBay in vendita, 20 euro mi sembra. Vabbè, poi ci penseremo. Comunque, vedete che per essere un ventenne, un attempato ventenne, spegni, il ragazzo funziona bene. L'ho aggiustato alla membro di Segugio, però dai, good. La domanda è sempre quella, no? Che ci faccio? Ho preso un G5? Ho preso un G4? Ho da sistemare un G3? Carbon o grafite? Non mi ricordo il nome, però uno degli ultimi modelli del G3, che poco dopo è uscito lui. Quindi ho il G3, il G4 e il G5. Una crema. Che ci faccio? Lo vedrete, e per questo video è tutto. Grazie di essere arrivati a questo punto. Io ormai lo sapete come funziona. Like, commento se ne avete voglia, l'iscrizione, bla bla bla. Fate come vi pare. Io i video li faccio per passione, non mi dà un centesimo nessuno. Ma io caccio fuori il pila per mandare avanti la baracca, per cercare di passare qualche minuto con voi e strapparvi un sorriso, e per questo video è tutto. Alla prossima. Ciao.